Scaccia Daniele, scaccia Fabrizio. Voi siete una coppia inossidabile, vero? Sì, sì, diciamo che abbiamo iniziato i rally qui a Pompi insieme, ogni anno continuiamo. Diciamo, la tua stagione, anche se è iniziata negli slalom, tu l'apri sempre con i rally di Pompi, giusto? Sì, 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 tutti gli anni con i rally di Pompi. E niente. Tu anche tu sei pilota, giusto? Stare accanto con me, la pilota. No, è con Daniele che ci trovo bene. Quindi di lui ti fidi e lui si fida di te, giustamente. Per cui. Ecco,
vista le loro queste informazioni. Yeah.
15 in questa edizione. Allora, l'equipaggio che ci raggiunge scaccia. Allora, siete andati molto bene quest'oggi, purtroppo sul finale la foratura, altrimenti tempi interessantissimi. Bene, devo dire che forse è stato uno di quelli che avete preso meglio. Sì, tutto bene, tranne l'ultima prova di Pofi, dove abbiamo bucato e abbiamo perso tutto. Ma vedendo i problemi tecnici che hanno avuto gli altri equipaggi, forse è stato il minore dei problemi che ci sono stati. Abbiamo visto gente arrivare su tre ruote, c'è stato Stefano Cappella che prima ho visto da qualche parte arrivava su tre ruote, gli mancava proprio una ruota. Sì, vabbè, l'importante è arrivare, tutto a posto e ci rifaremo alla prossima. Fra l'altro nella seconda Pofi Gianluca Fiorella 7.24, tu 7.26, quindi sono stati momenti di testa a testa, insomma. Va bene, comunque in crescendo. Sì, no, diciamo in classe eravamo tutti sugli stessi tempi, quindi è stata una bella battaglia. Va bene, buono, anzi ottimo come slalomista, non meno interessante come rallista. Terzi per quanto riguarda la loro classe, Super 1006, scaccia. C'era più spumante, una volta c'era più prosegue.